Il mio rapporto col Friuli Venezia Giulia nasce banalmente con Trieste, che è una città che amo profondamente e che è, a mio avviso, tra le più belle d'Italia, perché il mare che finisce in una piazza non è cosa da tutti, e perché avevo una fidanzata a Trieste e girare per locali triestini la sera è un ricordo molto molto bello. Credo che sia un territorio di cui si è parlato ancora e si parla ancora fin troppo poco e con il quale dal punto di vista storico non si sono fatti ancora bene i conti. Il rapporto col Friuli Venezia Giulia, il mio, non finisce con Trieste, perché il bello dei libri è che ti portano a incontrare molte, molte persone, quindi c'è Pordenone Legge con cui siamo amici da anni e che ha creato necessariamente non solo la comunità che tutti conoscono, ma anche per me un'affettività e un'appartenenza. E c'è la Carnia, dove ci sono tornato molte volte, sempre per questioni di libri, di incontri con le scuole e via dicendo, tanto da ambientarci il racconto. Il racconto, che si intitola L'estate della neve, è un racconto che parla di memoria. Il protagonista del racconto, che si chiama Martino, ha 46-47 anni e è nato ad Ampezzo, dove ha passato fino agli anni del liceo la vita con i genitori, prima di trasferirsi a Milano per fare il traduttore. Martino riceve, mentre sta traducendo, una telefonata alla polizia stradale che i suoi genitori sono entrambi morti in un incidente. Lui è figlio unico, farà prendere la macchina così su due piedi e lo farà ritornare in Carnia. La memoria, credo che uno dei più grossi abbagli sia quella di intenderla come ricordo e semplice passato. Il passato è etimologicamente ciò su cui abbiamo già fatto dei passi e ci siamo lasciati alle spalle. Esistono delle parole che distinguono bene queste cose ed è importante forse tenerle a fuoco per distinguere ciò che è prima di tutto urgente in una dimensione pubblica da ciò che invece va silenziosamente custodito nella nostra intimità. E questi sono i ricordi, ad esempio, che sono un'altra parola ancora, quindi ciò che ci ritorna al cuore e che indica di per sé una sfera personale. Credo che questo sia un incrocio tra ricordi e memoria, intendendo la memoria come etimologicamente andrebbe intesa, cioè come progetto. La parola deriva da un verbo che è uguale sia in greco che in latino, che vuol dire progettare. Quindi la memoria è io ce l'ho solo nel momento in cui so progettare il racconto e so passarla a qualcuno. E necessariamente questa memoria deve riguardare qualcosa di irrisolto nella nostra dimensione pubblica. Io credo che il Friuli Venezia Giulia, oltre a un paesaggio nudo, dritto e fortemente simbolico, abbia questa memoria, cioè abbia in sé questo progetto di racconto che deve essere ancora scritto, cioè ci sono dei racconti che devono ancora analizzarla e tirarla fuori questa memoria. Io, e lo dico, mi sbilancio a dirlo a favore di telecamera, è una cosa che ho in mente di fare anche nel prossimo romanzo.